sulla pista di Agnano, ultime battute prima del Gran Premio Lotteria, autentica sagra del trotto europeo. Quest'anno il campo dei partecipanti si presenta particolarmente agguerrito e, terminati gli allenamenti, si ritorna nel chiuso dei box a vivere le ultime ore della vigilia. Vediamo da vicino alcuni protagonisti. Gelinot e Charlie Mills, un binomio che non teme rivali. Humphrey, importato dalla razza Ticino. Gibellino, una delle speranze indigene, con Assisi, primatista italiano, e l'asso Ugo Bottoni, al quale chiediamo notizie del vecchio e glorioso Bayard. Vorrebbe avere 5 anni di meno, è l'ultimo anno che corre ormai e vuol chiudere in bellezza. Parla il commissario dell'Unire, Spinelli. La creazione del Gran Premio della Lotteria di Agnano ha dato la possibilità di mettere a confronto l'allevamento nazionale con quello internazionale. Il parere di Alberto Giubilo. Senz'altro, correre a 20 metri da Gelinot è secondo me un impegno tremendo anche per gli americani e per i migliori americani. Richiamati dal grande fascino di questa competizione internazionale, da ogni parte d'Italia e dall'estero giungono gli spettatori per questa classica giornata che si inserisce nel quadro delle grandi manifestazioni partenopee sotto l'egida del Comitato Feste di Napoli. Scocca l'ora della fortuna. Abbinati ai sonanti zoccoli dei trottatori, i milioni della lotteria. Hanno inizio le 3 batterie. I primi 3 arrivati di ognuna parteciperanno alla finale. Gelinot a Francesa, come l'hanno battezzata qui a Napoli, dà una formidabile dimostrazione della sua potenza vincendo da lontano su Fradiavolo e Borgo. Altrettanto brillante il comportamento del campione indigeno Assisi, vincitore della seconda frazione, davanti all'anziano Dalmato e Secca. Conclusione della 3ª batteria. Inutile la generosa foga di Nello Branchini sul grigio tenebroso. Addirittura nulla potrà opporre al più fresco spunto dell'americano Humphrey, che prevarrà nettamente, seguito nell'ordine da Zibellino e Hitson. È il momento della finalissima. Favorita è Gelinot, mentre Assisi è l'alfiere delle speranze italiane. I cavalli sono al nastro di partenza. Va in testa Zibellino, il numero 1, che ha ai fianchi il compagno di scuderia a bordo. Lo segue il numero 6, Assisi, mentre il 5, Fradiavolo, ha un'incertezza e rompe. Dopo la prima curva è sempre al comando il numero 1, guidato da Baroncini, mentre Fradiavolo rompe ancora, perdendo la posizione. Gelinot, il numero 8, trova sulla sua strada a bordo, che tenterà decisamente di contrastargli il passo a favore del compagno Zibellino, che figura sempre al comando della corsa. Il terreno reso viscido dalla pioggia caduta in precedenza non ostacola la foga dei concorrenti, che si preparano ad affrontare la dirittura d'arrivo. Le speranze per una vittoria italiana non sono spente. In testa trotta sempre con baldanza Zibellino, seguito dal numero 6 Assisi e Dalmato. Il ritmo della contesa si fa sempre più serrato. Gelinot, sull'ultima curva, riesce a districarsi dal gruppo e si proietta con straordinaria potenza sui rivali. Scatta Assisi all'attacco di Zibellino, che tenta di resistere allo steccato. Un attimo di sbandamento costa caro ad Assisi, che interrompe l'azione. Mentre Zibellino rompe, Gelinot con fantastica progressione agguanta Assisi e dopo Fraverotto lo piega di poco ma lentamente negli ultimi 50 metri. Terzo staccato Humphrey. Battuto sul ritmo di 1.17.8 al chilometro, il primato della corsa, entusiastici applausi accolgono al giro d'onore la vittoriosa giumenta e il suo impareggiabile guidatore Charlie Mills. Sconfitti i nostri, ma con tutti gli onori, e da una cavalla che i tecnici non hanno esitato a definire concordemente un fenomeno delle piste. Il totalizzatore, vincente 13, piazzati 12, 13, 12, accoppiata 28. Ma la vincita più ambita è quella del contadino di Cecina, Florindo Baldini, padre di 5 figli. Eccolo festeggiare il lietissimo evento con parenti e amici, fra cui non manca il titolare della ricevitoria che gli ha venduto il fatidico biglietto. Pur non essendo certo un abitué degli ippodromi, Baldini invierà un riconoscente augurio alla cavalla fenomeno per le sue future vittorie. E anche per Gelinot è l'ora del brindisi.